In una nota stampa inviata tra gli altri al Presidente della Repubblica, a quello dei ministri, al Presidente Musumeci, all'assessore Razza ed altre autorità, i 17 sindaci del comprensorio del versante occidentale manifestano la loro forte preoccupazione per la condizione incalzante di emergenza che si sta determinando nella zona montana, chiedendo con forza il potenziamento dell'ospedale di Sciacca e di Ribera. In questo particolare momento, dovuto all'emergenza dettata dal coronavirus e dalla forte preoccupazione per un potenziale diffusione e contagio del Covid-19. Siamo veramente in grande emergenza, un'emergenza epocale, un'emergenza che noi sindaci stiamo vivendo con grande determinazione. Stiamo mettendo in campo tutto quanto possibile e immaginabile per fronteggiare questa pandemia. Abbiamo attivato le sanificazioni, abbiamo comunicato ai nostri cittadini quanto il nostro governo ci ha imposto in maniera rigorosa e scrupolosa. Capiamo che non basta, capiamo che dobbiamo avere un passo in più per fronteggiare questa emergenza che purtroppo oggi tocca anche il nostro territorio. Su 20 casi in provincia di Agrigento, 19 sono a Sciacca, 19 sono stati, il focolaio è stato evidenziato nell'ospedale di Sciacca. E allora i 17 sindaci del comprensorio saccense abbiamo scritto un'accurata lettera ai nostri interlocutori nazionali, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Protezione Civile, al Presidente della Regione, all'Assessore alla Salute. Chiediamo con forza che vengano attivati tutti quei provvedimenti per rafforzare le strutture di Sciacca e Ribera. Sciacca e Ribera devono diventare i due ospedali, due presidi di pronto intervento e devono essere i presidi, ognuno per le proprie funzioni e per le proprie competenze di assoluto pronto soccorso, di pronto intervento, con l'ausiliare sanitario idoneo, con i medici e gli infermieri per poter dare supporto a questa zona. Non possiamo farci trovare spreparati e quindi speriamo e crediamo che i nostri interlocutori diano continuità a quanto scritto da questa sollecitazione che noi sindaci abbiamo presentato ieri mattina. Confidiamo nella sensibilità che questo territorio non venga abbandonato e che possiamo tutti insieme, istituzioni tutte, poter dare risposte al nostro comprensorio. Gli ospedali di Sciacca e Ribera, così come noi abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto anche la disponibilità della struttura privata della casa di cura Attardi, devono mettere in campo tutte quelle energie logistiche e materiali e umane per fronteggiare questa pandemia. Tutti insieme possiamo vincere questa battaglia, tutti insieme possiamo sconfiggere questo maledetto coronavirus.